E partiamo. Io sono già partito. Molto bene. Aspettiamo un secondo che arrivi la connessione. Ed eccoci qua. Allora, buonasera Pietro. Ciao. E direi che comincia questa seconda parte del ritiro qui in Austria e comincia subito con una giornata di lavoro abbastanza intensa dopo il viaggio di ieri abbastanza lungo, per poi arrivare a 100 km da Moena e tutto Sì, sì, questo. sì. No, però sono giornate comunque positive dove si inizia a lavorare sul serio in vista della nuova stagione. A Moena magari era più improntato sul lavoro fisico come preparazione fisica, qui comunque ci avviciniamo al campionato, ora arriveranno anche delle amichevoli importanti che ci daranno anche, diciamo, il quadro di come stiamo sia fisicamente sia tatticamente. È una chiacchierata anche con i nostri tifosi, siamo collegati su TikTok in particolare, insomma, e qui in tanti insomma, ti chiedono come sta andando anche questo lavoro insieme ai nuovi che sono inseriti nel gruppo. È un po' quello che hai già accennato, l'abbiamo chiesto anche a Jack oggi a fine allenamento, sembra già di essere un pre-gara a tutti gli effetti, insomma, come tipo di lavoro, non è un ritiro più. Sì, no, no, ho detto ci stiamo avvicinando alla stagione, quindi queste partite ci servono proprio come tappe di avvicinamento agli impegni ufficiali, quindi prenderemo sicuramente questi test sul serio perché ci devono dare anche veramente un quadro di come stiamo. Penso che comunque le sensazioni sono molto positive, quindi per quanto riguarda i nuovi, poi il gruppo nostro è un gruppo talmente semplice e sano che veramente basta poco per inserirsi, quindi si sono inseriti al meglio, merito del gruppo, anche merito loro, perché comunque sono dei ragazzi che Certo. hanno saputo inserirsi al meglio da subito. E l'altro aspetto, insomma, è legato anche al campo di allenamento di oggi, senza niente togliere ovviamente a Moena, però effettivamente tre campi di allenamento, una struttura pronta, mi pare che anche questo, No, l'accoglienza qui sì, sia no, ottima. no, ma è importantissimo quando hai dei campi così dove puoi alternarti anche da un campo all'altro, la possibilità comunque di lavorare bene, quindi per noi il campo è fondamentale sia per il lavoro che facciamo ma anche per il tipo di gioco che proponiamo, quindi siamo molto contenti delle strutture e anche del clima che abbiamo trovato Sì, adesso si è qui. annuvolato, stamattina faceva abbastanza più caldo, però insomma bene. E, a proposito di stamattina, pronti via, 2 ore intense, molto intense, voi anche prima, come sempre portieri, e alla fine anche una partitella con sensazioni quasi da partita vera. Chi ha vinto però? Qua bisogna farti questa domanda, la Beh, partitella. per i portieri è diverso perché comunque ci alterniamo, quindi dovremmo dividere primo e secondo tempo, però Ok. diciamo che dovendo far parte di una squadra, la squadra mia e di Cero penso ha perso oggi, Ecco, sì. quindi. Quindi era perché ci sono delle foto postate sui social di cui ci chiedono appunto contezza e Sì, dicono sì, 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 sì. effettivamente, va bene. Succede anche questo. Senti, a parte il campo, tornando invece a quello che è successo a pochi chilometri fa, pochi chilometri fa, avete fatto quel bel incontro con i bambini insieme anche al direttore Gio Barone. Cosa ti è rimasto di quell'incontro? Cosa, magari ripensando anche a quel pomeriggio lì, No, ti è è rimasto in testa? un ricordo veramente bello perché, a parte che era la prima volta che mi capitava di essere intervistato da dei bambini, ed è Hai una rimpianto i cosa. giornalisti? No, 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 però è una cosa che ti rimane impressa, molto particolare, ed è bello perché poi i bambini sono, tra virgolette, il lato innocente di questo sport, Vero. quindi non hanno filtri e quindi. È stato bello, devo dire la verità, mi sono divertito, penso si siano divertiti anche i bambini, quindi io da piccolo avrei firmato, pagato per partecipare a una cosa del genere con magari dei giocatori di Serie A, quindi è stata Caspita. sicuramente una cosa nuova ma che rifarei. E a proposito di bambini, invece ti chiedo, ecco, ripensando al Pietro bambino, qual è stato forse il momento invece in cui hai detto, caspita, non ce la faccio, al momento in cui invece hai detto, voglio farcela e vinco anche le difficoltà? Ti chiedo questa cosa in prospettiva, in realtà. No, difficoltà, soprattutto quando vieni da un paese piccolo come il mio, ce ne sono tante, perché comunque non è facile emergere da un contesto così piccolo, quindi sicuramente la perseveranza, il fatto comunque di aver avuto mio padre che mi ha accompagnato sempre in tutti gli anni della mia carriera, magari iniziale, anche adesso mi segue sempre, quindi la famiglia è stata fondamentale. Poi
La sensazione di avercela fatta, cioè, per come sono io caratterialmente, non ce l'ho mai. Certo, certo. Quindi so che siamo a dei livelli comunque importanti ed è inutile negarlo, però non sono il tipo di persona che guarda quello che ha raggiunto e si ferma lì. Giusto. No, ma questo è giusto. No, io lo dicevo più in prospettiva, nel senso, arriveranno anche in questa stagione, speriamo di no, dei momenti difficili, no? Perché poi è una stagione veramente particolare, compressa all'inizio, poi ci sarà una lunga sosta, la seconda parte, il mondiale purtroppo da guardare in TV, senza l'Italia ovviamente, intendo. Insomma, è una stagione particolare, ci saranno forse dei momenti difficili. Come ci si approccia anche a queste situazioni qui? Oppure non ci si pensa e dice no? No, vabbè, sicuramente ci saranno, sarà come affrontare due campionati ristretti quest'anno, quindi una cosa molto particolare, che magari quello che tu hai fatto nel girone d'andata avrà un valore pari a zero nel girone di ritorno, perché passerà talmente tanto tempo che non servirà quasi a nulla, se non a darti magari delle certezze dal punto di vista di quello che è successo emotivo, diciamo così. Però sicuramente ci saranno delle difficoltà, qualcuna, devo dire la verità, anche se poche, le abbiamo avute anche l'anno scorso, dei passi falsi, però ripeto, è un gruppo talmente sano e anche competitivo, perché comunque tutti ci teniamo a fare bella figura e a dimostrare il nostro valore. Quello si vede appunto in ogni singola palla che viene calciata, in allenamento, parata o il tuffo, insomma le difficoltà si superano di gruppo, insomma questo è fondamentale. Senti, ci chiedono anche a questo punto un po' di queste prossime partite. Si gioca contro il Galatasaray, ci sarà il Qatar e poi ci sarà il Betis Siviglia, di alcune vecchie conoscenze, sì, anche sì. Della Fiorentina. E che cosa ti aspetti anche da questa partita? Avete già visto qualche filmato? Hai guardato per curiosità qualcosa? No, abbiamo iniziato già a preparare a livello tattico qualcosina, poi mano a mano che ci avvicineremo penso che affronteremo in maniera più dettagliata. Sicuramente saranno delle amichevoli impegnative, ci sarà da tener conto anche del fatto che comunque siamo in un periodo della stagione dove magari le gambe non saranno al 100%, sia per noi che per gli avversari, quindi dovremmo avere delle risposte, spero siano positive, però comunque parliamo sempre di calcio d'agosto che ci può dare delle indicazioni, ma non è poi fondamentale per quello che andremo a fare durante il campionato. Certo. Calcio d'agosto che ormai però a Ferragosto praticamente si comincia, sì. Oggi bisogna guardare anche le partite della Conference League, ci chiedono insomma se hai qualche avversaria che vorresti trovare o non trovare, in questo momento ce ne sono talmente tante, credo che è impossibile. No, è talmente un tabellone pieno che è difficile capire anche chi dovrei affrontare, esatto. Quindi al momento non ci pensiamo, ci concentriamo su queste settimane di lavoro e poi affronteremo il discorso più avanti. Senti, tanti ci chiedono di salutare, io vedo uno che si chiama Nico, chiedono di salutami Nico, ciao, per piacere. Ciao Nico. E là tutti chiedono appunto di queste partite di Conference League, ma c'è da aspettare e pazientare. L'ultima battuta invece la farei insomma sulla situazione diciamo anche di inizio campionato, subito la Cremonese, una squadra tra virgolette insomma sconosciuta, no? alla Serie A da un po' di tempo, però una squadra con un grande blasone, e poi subito l'Empoli, insomma c'è anche lì, le prime partite sono tutte molto veloci, che cosa c'è da aspettarsi anche da questo inizio di campionato? Le neopromosse che vogliono far subito bene? Sì, no, ma anche storicamente è sempre così, magari le neopromosse le prime giornate, il girone di andata comunque danno sempre qualcosa in più, danno molto più fastidio e sicuramente saranno partite molto molto impegnative, perché comunque la Cremonese avrà l'entusiasmo della neopromossa, quindi avrà anche magari poco da perdere, si giocherà il tutto per tutto, però dobbiamo pensare una partita per volta, saranno tutte difficili, non ce ne sarà mai nessuna semplice, sembra una frase fatta ma è così, perché comunque l'ha dimostrato anche il campionato scorso, quindi sicuramente l'affronteremo al massimo chiunque sia l'avversario. Io ti chiederei altre 100 cose, ma poi non ti faccio più altre interviste, quindi no, le mandiamo alla prossima. Una curiosità sul ritiro, ci chiedono cosa succede durante alcuni momenti del ritiro, di pausa. Io sento tante ping pong di sottofondo. Ping pong, sì, di sottofondo, musica a palla degli argentini, quindi solite cose. Però ci riposiamo più che altro. Il pomeriggio sì, no, la mattina non si è mai. Va bene, allora noi andiamo a chiudere la diretta di TikTok e vi salutiamo e ci sentiamo.